Una bellissima iniziativa stamane. Abbiamo spostato l'appuntamento per trovare una giornata anche dal punto di vista climatico accettabile. Oggi è una bella giornata, basta guardare i bambini per essere contenti, felici, perché sono stati molto bravi loro, le loro insegnanti, a fare dei lavori che sono apprezzabilissimi. Quindi stamane c'è questa sistemazione simbolica di una palla di Natale, diciamo, sull'albero per ogni classe. Gli operai poi continueranno per tutta la mattina e per tutto il pomeriggio a piazzarle tutte, perché sono circa 500, e stasera alle 19 ci sarà l'accensione dell'albero con la distribuzione di zucchero filato, di cose. Spero che sia una bella festa, ma sono sicuro che sarà una festa riuscitissima. Ringrazio molto l'assessore Belli, l'assessore Zonca, che si sono impegnati molto dentro questa cosa, hanno avuto una bella intuizione e mi sembra un momento che possiamo condividere tutti, grandi e piccolini. Beh, è stata un'idea che ha voluto coniugare la possibilità di una ricorrenza di quella, come quella dell'albero, con la possibilità di rendere partecipi i bambini e farlo sentire proprio. L'iniziativa si è chiamata, ce la siamo inventata, come l'albero dei bambini. Un plauso in primis ai bambini, successivamente, ma non in secondo piano, alle maestre. Proseguirà stasera alle 7 con l'accensione dell'albero, ci saranno dei concerti a tema dedicati ai bambini e lo zucchero filato per tutti i bambini. L'obiettivo è che ogni bambino che scenderà in piazza durante le feste possa riconoscere come proprio l'albero, come proprio la propria pallina e in qualche modo come proprio la propria città.